dignità di due istanze democratiche che in quest'aula si raccolgono attraverso i consiglieri comunali. Ci accogliamo con grande piacere per una cerimonia spartana nelle sue forme, ma piena di, dire, di significato nella costanza, per riconoscere alla vostra presenza la dovuta attenzione e considerazione, per elogiare ancora una volta la soddisfazione dei voti che stamattina ci ha portato tutti qua per la festa dei Santi Patroni, poi per riconoscere a un nostro dipendente il vigile grosso con un attestato, un'azione meritevole di sottolineare. Inizierei dove Rossella nella mia conduttrice in queste cose, inizierei immediatamente con consegnare alcune targhe che vogliamo dare, donare ad alcune organizzazioni e alcune personalità. Cominciare dal signor Gaetano Lemoni, che ci ha donato le reliquie e statuette dei Santi Patroni. Grazie al signor Lemoni, le consegniamo la targa. Cominciamo con i fondatori.
seguito del tempestivo intervento nella serata del 6 maggio 2023, nel quale l'agente Francesco Grosso, in servizio presso il comando di polizia locale, interveniva con coraggio per sedare una pista con diverse persone coinvolte. Nel tentativo di separare i contendenti della violenta corruttazione veniva colpito, dimostrando una relazione a forte attaccamento e alto senso del governo. Interpretando il comune sentire della cittadinanza, a nome personale della città, che mi onoro a rappresentare, conferisco e incombio solenne all'agente di polizia locale Francesco Grosso, nella cui circostanza si è particolarmente distinto per la professionalità, l'umismo, il senso del dovere, del coraggio e la determinazione dimostrata nel difendere i principi di legalità. L'Associazione dei Monti San Michele e Santa Caterina, con impegno, abnegazione e spirito volontaristico, ha organizzato anche quest'anno i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, arricchendo di nuovi eventi giorni a loro dedicati, con notevole apprezzamento da parte di tutta la popolazione. Interpretando il pensiero comune, conferisco in convio solenne alla Presidenza e a tutti i componenti dell'Associazione dei Voti San Michele e Santa Caterina, dimostrando un valido esempio di partecipazione attiva a favore della nostra comunità. L'amministrazione comunale si pregia di onorare il cavaliere Francesco Tornello per l'impegno profuso nella protezione della festa dei Santi Patroni, San Michele e Santa Caterina, con profonda stima e riconoscenza. Malta per la nostra festa che ci sarà nella quarta settimana.
detto dalla verità. Io volevo solo ringraziare il cuore e ciao. Noi siamo sindaco Adone della Parrocchia, vogliamo presentare questo libro che è stato pubblicato dal nostro show Kirchhoff, dove c'è la descrizione della nostra città, solo che ormai è più generato quella vostra, così ci stringeremo più legami di amicizia tra noi. Grazie. Io volevo solo ringraziare tutto di cuore, intanto per essere stati così tanti e numerosi. Oggi è stata la più bella messa che abbiamo avuto con tutte queste devote di Santa Caterina e dei Santi Patroni. Un ringraziamento lo volevo fare al sindaco per la pazienza che ha con me, perché ce ne vuole, lo so, e anche il padre Pino, e in generale perché comunque organizzare una festa patronale, Brian mi può capire, è veramente complicato. Poi noi usciamo che è il terzo anno che piove e dobbiamo spostare tutte le ditte, tutti i progetti e tutto, però io ci tenevo a ringraziarti perché hai tanta fiducia, e come ho tanta fiducia ringraziando a Dio della città. E l'obiettivo è fare sempre una festa più bella per onorare i nostri santi patroni, perché la festa la facciamo per loro, poi piace alla città, piace alla gente, va bene, perché comunque si fa con l'aiuto di tutti, però è per onorare i santi patroni. Quindi oggi ci avete fatto felici con la vostra presenza, tutti, cavalieri, Malta, e l'amministrazione, le autorità, e tutti. Quindi grazie di cuore, e viva Santa Caterina, viva San Michele, viva Maria, e ci vediamo poi questo pomeriggio in chiesa. Grazie.